Hello bella gente, benvenuti su questo nuovissimo videone sul mio canale. Oggi ragazzi ci troviamo in un video tag ed è il primo video tag che faccio. E anche perché questo è il mio secondo video, quindi non so quali altri video tag avrei potuto fare. Comunque ragazzi, oggi andremo a rispondere a 20 domande su di me, in modo che vi aiuterò a farvi sapere più cose su di me riguardo il mio canale. Quindi spero che il video vi possa piacere, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su e seguirmi su Instagram. E iniziamo subito! Partiamo subito con la prima domanda che ci chiede: perché hai cominciato a fare video su YouTube? Beh, ho cominciato a fare video su YouTube perché questa è un'estate caldissima, io non ho nulla da fare. Quindi sì, ho aperto questo canale per passatempo e soprattutto per condividere con voi la mia passione di vloggare. Anche perché sembrava una coglione andare avanti in giro con un telefono in mano e parlare a una videocamera senza poi avere nessuno che guardasse il video. Quindi appunto ho deciso di aprire il canale YouTube e speriamo vada avanti, no? Quando è stato il tuo primo video? Esattamente l'altro ieri. Come ti sei scelto il nickname? Allora, il nickname l'ho scelto perché volevo un qualcosa che contenesse il mio nome e che comunque parlasse di quello che porta il canale. Comunque il nome del mio canale significa riguardo Irene, insomma, quindi riguardo me, le cose che porto, perché appunto riguardano la mia vita e quello che sono in generale. Chi ti ha ispirato a cominciare il tuo percorso su YouTube? Questa è una bella domanda. Allora, io sono su YouTube da 5 anni e sono stata sempre un visitatore della piattaforma e non appunto un creator. E adesso ho deciso di iniziare il mio percorso perché ho visto tanti YouTuber che fanno quello che più gli piacciono, ovvero vanno in giro, vloggando, eccetera. E quindi, siccome è una cosa che mi piace molto fare, ho deciso di iniziare anch'io. Chi ritieni sia un riferimento per chi vuole diventare uno YouTuber? Questa è una cosa molto soggettiva, non ci sta una persona precisa che appunto posso dire di essere un riferimento, perché ognuno di noi ha gusti diversi e quindi ognuno di noi ha magari un proprio idolo oppure una persona a cui si ispira, e quindi non credo sia una domanda a cui posso rispondere, almeno per adesso. Hai intenzione di collaborare con altri YouTuber? Sì, ho intenzione di collaborare con altri YouTuber, soprattutto dei miei amici, e un mio amico lo trovate già su YouTube con il nome di I Had to Find You e lo trovate tra i canali consigliati, quindi vi consiglio di fare un salto da lui perché presto provvederemo a fare qualche video insieme. Quali sono le apparecchiature indispensabili per uno YouTuber? Beh, sicuramente c'è bisogno di un microfono e una camera, una videocamera ovviamente, però è possibile fare tutto tramite uno smartphone. Cioè, l'importante secondo me non avere le attrezzature migliori, ma sapere utilizzare le attrezzature che già si hanno al meglio. Infatti tutti i miei video sono registrati da uno smartphone oppure dalla Logitech C920, che è una webcam per computer. E quindi, sì, per il momento ci arrangiamo così, poi sicuro in futuro ci saranno altri upgrade per quanto riguarda l'attrezzatura per migliorare sempre di più la qualità dei miei video. Però per adesso ci accontentiamo, cerchiamo di sfruttare al meglio ciò che abbiamo. Il tuo video migliore? Beh, il mio video migliore lo decreteremo in futuro, perché con due video sul canale non è che posso farci molto. Il tuo video peggiore? Anche questa, come la precedente, lo decreteremo in futuro magari insieme. Anzi, forse questo video lo rifarò un anno dopo, giusto per vedere ciò che è cambiato nel mio canale e ciò che invece è rimasto lo stesso. Dove trovi le idee per i video? Questa è una bella domanda, anche questa. Le idee per i video li trovo in giro, su YouTube, su Facebook. Quando vedo qualcosa che mi ispira, allora decido di inserirlo tra gli appunti del mio smartphone. Infatti nella sezione note ho un paio di cose che vi voglio portare poi sul canale come video, e quindi da lì prendo principalmente l'ispirazione per tutto quello che poi voglio portare, eccetera. La cosa più bella di essere uno YouTuber? Beh, che sei circondato da persone fantastiche e che comunque hai sempre persone con cui parlare e con cui magari condividere i tuoi hobby e le tue passioni. La cosa più brutta di essere uno YouTuber? La cosa più brutta di essere uno YouTuber, secondo me, è il fatto di dover trovare le idee per video, perché se tu non porti idee che ti stanno veramente a cuore, oppure se comunque lasci il canale magari senza video per un bel periodo di tempo, poi dopo ne risenti sia il canale, ne risenti anche tu, perché comunque ti dispiace farlo, però comunque non hai idee, quindi è un po' brutta questa cosa qui. Sei mai stato riconosciuto dal vivo? Ancora no per il momento, anche perché non so quanti mi riconoscono, però va bene così, insomma. Hai mai ricevuto segnalazioni per violazioni di copyright? No, e spero di non averne mai. Cosa pensi della community italiana? Beh, la community italiana sta andando un po' a scendere proprio... Anche perché noi, rispetto alle altre community come YouTube America, eccetera, siamo molto molto indietro. E quindi questa cosa mi dispiace, ma ci dobbiamo dare da fare, ci dobbiamo rimboccare le maniche e cercare di ritornare agli splendori di un tempo. Hai mai ricevuto un commento di spam?
In realtà per il momento ancora no, poi in futuro sicuro ce ne saranno a bizzeffe. Quanto ci mette ad editare un video? Beh, questo dipende molto dal tipo di video che devo portare. Se è un video molto elaborato ovviamente ci posso mettere dalle 2 alle 4 ore, se invece è un video molto semplice come magari può essere un video tag dove c'è bisogno di inserire solamente magari, che ne so, i social oppure i numeretti delle domande eccetera, ci metto pure un'ora barra due ore massimo, insomma. Quando lascerai YouTube? Per il momento non ho intenzione di lasciare YouTube e spero di non farlo mai, anche perché è una passione e ho intenzione di portarla avanti finché posso. Che rapporto hai con i tuoi iscritti? Beh, sto facendo il mio massimo per migliorarlo sempre di più e per cercare di creare una community affiatata e che si diverta insieme. I segreti di un canale di successo? Beh, quelli sono segreti anche per me. Ebbene sì ragazzi, allora questo era il video tag delle 20 domande di uno youtuber. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video tag fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Lasciate un like se il video vi è piaciuto o un commento facendomi sapere appunto che cosa non vi è piaciuto del video, che cosa secondo voi dovrei migliorare. Vi invito a condividere il video con tutti i vostri amici e con le persone che potrebbero essere interessati a questo genere di video. Niente, io vi aspetto sabato con un prossimo video alle ore 17. E sì ragazzi, nei prossimi giorni ci sarà anche un vlog dove vi informerò meglio di tutte le varie uscite dei video eccetera. Ma nel frattempo vi dico solo che ci saranno già 3 video a settimana. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato mi lascia un bel pollice in su, commentare se quel canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo in un prossimo video, nei prossimi giorni. Bella!